Quando organizzo uno stage all'estero per i miei clienti, solitamente le motivazioni per cui scelgono di fare appunto uno stage all'estero sono due. Il primo è il miglioramento della lingua straniera e il secondo è il poter testare concretamente se il percorso di studi prescelto, sia a livello scolastico che a livello universitario, effettivamente è vicino a quello che lo studente pensava quando ha scelto questo tipo di percorso e se poi lo può portare a sviluppare una carriera che effettivamente gli possa piacere. Oggi però voglio darvi un consiglio. Se deciderete di fare uno stage all'estero, la cosa fondamentale per voi sarà quella di rubare con gli occhi, ovvero di poter apprendere il più possibile come la parte, diciamo, antropologica e culturale del paese, ovvero come le persone interagiscono tra loro, come si approcciano, che maniera hanno di fare business. Vorrei farvi un esempio. In Italia il modo di fare business, se ci avete mai fatto caso, è molto formale, diciamo, quindi quasi nessuno vi racconterà della propria famiglia oppure vi parlerà di cose troppo personali. Il modo di fare business quindi è abbastanza formale, abbastanza serio, anche se si va a cena fuori, di solito si mantiene, diciamo, una certa distanza tra cliente, fornitore, eccetera, eccetera. Mentre ad esempio in Spagna la maniera di fare business, quindi il modo di approcciarsi al cliente è completamente diverso. Se un cliente vi inviterà fuori a cena, diciamo che dovrete quasi per l'80% del tempo, quindi se avete un'oretta con la quale starete con il vostro cliente, vi consiglio per l'80% del tempo di parlare della vostra famiglia, di farvi conoscere, quindi di instaurare un rapporto di fiducia con il vostro cliente, con la persona con la quale state dialogando, perché questo è fondamentale. Quindi in Spagna di solito appunto si parla delle cose, diciamo, proprie, quindi della famiglia, si chiede come sta la madre, come sta il padre, sembra una barzelletta ma in realtà non è così, e quindi per il 20% del restante del tempo restante, quindi ovvero magari appunto se si tratta di un'oretta, diciamo che 45 minuti si parla di tutt'altro che il business, e poi gli ultimi 15 minuti, quando si è instaurato un rapporto di fiducia, allora in quel caso potete appunto fare la vostra offerta al vostro fornitore, cliente o qualsiasi persona si trova davanti a voi con la quale state facendo business. Ora spostiamoci in Cina invece, o in Giappone meglio ancora. In Giappone ad esempio il biglietto da visita che vi porgeranno, ve lo porgeranno con due mani. Se non prendete anche voi con due mani e lo appoggiate il biglietto da visita sul vostro sul tavolo davanti a voi e lo trattate, diciamo, molto con rispetto, un giapponese non farà mai più business con voi, perché per loro il biglietto da visita rappresenta loro stessi, quindi c'è una sorta di rispetto che va portato per anche le cose che vi vengono date da una persona. Quindi come vedete, anche il modo di fare business ad esempio in Giappone è molto diverso da quello spagnolo, come è molto diverso da quello italiano. Vi faccio un altro esempio ancora, modo di fare business in UK. In UK cambia tutto quanto, infatti il modo di fare business e di interfacciarsi quindi col cliente è molto scherzoso. Non so se avete mai visto PMQs, Prime Minister Question Times, quando il primo ministro si ritrova nella sala dei comuni in Parlamento e deve appunto, c'è un dibattito tra i parlamentari. Se non l'avete mai visto, fateci caso, è uno scherzo continuo, cioè gli inglesi scherzano sempre, c'è una battuta dietro l'altra, infatti ridono anche molto in Parlamento, e quello è il loro modo di fare business, cioè gli inglesi sono molto ironici, hanno un umorismo un po' particolare, però sono molto ironici nella loro maniera di approcciarsi con il cliente, con il fornitore o chi per esso, e quindi anche voi dovreste imparare, quindi se decidete di fare uno stage ad esempio a Brighton, Edimburgo, magari
cercate di capire, di vedere durante lo stage come il vostro manager o comunque come la persona che vi sta seguendo si approccia al cliente. Magari fatevi invitare ad una riunione, fatevi invitare ad un meeting mattutino nella quale potete vedere effettivamente come le persone si approcciano l'un l'altra. Questa cosa è fondamentale, ragazzi, perché nel futuro farà la differenza. Nel senso che se voi inviate il vostro curriculum e allo stesso tempo invierà un curriculum anche un'altra persona che avrà fatto magari più o meno le vostre stesse esperienze e durante il colloquio voi fate presente al selezionatore il fatto che voi sapete approcciarvi anche a persone di altre culture, che quindi sapete come instaurare un rapporto di fiducia con il cliente. Questo farà la differenza e magari vi darà l'opportunità appunto di avere un lavoro futuro e quindi di prendere appunto questo lavoro, di venire selezionati rispetto ad un altro candidato. Perché? Perché siete in grado di dare un qualcosa in più e perché siete stati in grado di osservare una cosa molto molto importante, che è la differenza culturale di ogni paese. Spero che questo video vi sia stato utile, questa cosa la potete utilizzare ovviamente non solo per lo stage ma per qualsiasi lavoro e niente, ci vediamo nel prossimo video, se avete piacere lasciatemi un like qui sotto e se avete qualsiasi tipo di domanda potete iscrivermi a info@kiva-international.com. A presto!